Time on. Benetton Perpignan, il primo turno dell'Heineken Cup, si parte col drop di Nicolà Larrag, le parole sulle immagini di Francesco Pierantozzi, ma per fortuna mia e anche vostra, pure quelle di Alessandro Moscardi. Abbiamo detto concentrazione del giocatore sudafricano, la sesta stagione al Benetton Treviso, l'altro sudafricano che lo guida, la maglietta arancione dietro il vetro, Franco Smith. Gusen, che ha giocato anche a Roma, via Dana, Pumas, Blue Bulls in Sudafrica. Palo interno, dentro i pali, i primi tre punti della partita sono del Benetton al 23esimo, Benetton Treviso 3, Perpignan 0, il piede di Marius Gusen che arriva a quota 202 punti in Heineken Cup. Preferisco stare davanti che dire, sempre, poi discutiamo. Tutta la vita. Silenzio di Monigo, nel rispetto del tentativo di Marius Gusen. Sulle bandierine, altri tre punti per lui, altri tre punti per il Benetton. Benetton Treviso 6, Perpignan 0. Di Perpignan, fatto in casa, homemade. Non sbaglia. Sulle bandierine, tre punti per Porical, tre punti per il Perpignan. I primi della partita, il Benetton è sempre in vantaggio. Benetton Treviso 6, Perpignan 3. Dai pali Marius Gusen, 2 su 2. Si alzano le bandierine, centri i pali, un sospiro di sollievo per tutto lo stadio. Un calcio perfetto fuori dai 22, non si può chiamare il mark, ma c'è la difesa, stanchezza, non però c'è difesa. Attenzione, attenzione, Porical, Filk al largo per la corsa di Manas, poi Martì all'interno. E ancora buona per Porical, manca il placcaggio Muglieri. C'è la meta di Porical, c'è la meta di Porical al 73esimo. È quello che dicevo. Meta Francesco. Porical, 9 a 8, certo la trasformazione è difficile, quindi però è un segnale preoccupante di una squadra stanca, affaticata, che sta pagando la grande partita che ha giocato sin qui. Purtroppo a queste squadre non puoi concedere assolutamente nulla, lasci uno spazio, qui abbiamo lasciato, Treviso ha lasciato veramente tutto il campo, la salita difensiva è stata... L'hai vista in anticipo? Purtroppo sì, purtroppo non sì. Non c'è difesa. Deve allargarsi la difesa del Treviso, è troppo stretta. Deve soffrire ancora, è troppo Casenato stretta. Per Steve Meyer, attenzione alla corsa... Di Mermoz, casca il pallone, vantaggio per Treviso, esci, la partita è finita, Benetton Treviso batte Perpignan, 9 a 8, è un'impresa, l'impresa dei leoni del Benetton, guidati da Antonio Pavanello, una giornata straordinaria per tutto il rugby italiano, che sta per affrontare una grande stagione anche televisivamente, con i 6 nazioni che sarà su Sky, con i test match di novembre e naturalmente con la futura costruzione della Celtic League. E questo è anche un chiaro messaggio del Benetton, una squadra organizzata al meglio, una squadra economicamente solida, con un meraviglioso stadio, ma una squadra che sa anche vincere, che è riuscita a vincere quest'oggi in modo, direi, perfetto. Ma direi che ha sicuramente meritato, ha condotto dall'inizio alla fine, un Treviso che voleva questa vittoria, l'ha ottenuta nel... magari non in maniera spettacolare, ma metro dopo metro, concreta, solida, onore al merito, Treviso veramente dimostrato di essere pronto per questo passo.